Ciao amici di ProMirrorless, Ciao ragazzi. benvenuti in una nuova puntata di Imparare Guardando. Oggi parliamo e analizzeremo un paio di foto di Fulvio Reuter. Ok. Ragazzi, eccoci qua, Roberto, nuova puntata di Imparare Guardando, episodi che ci piacciono un sacco. Oggi consigliamo di nuovo un libro di fotografia, ovviamente, abbiamo detto Fulvio Reuter, fotografo che è famosissimo, veramente un maestro italiano a Sì, tutti gli effetti. uno dei maggiori fotografi italiani, ecco. Esatto. Forse un pochino magari meno conosciuto di Gardin, non so, anche se Si entrambe nomina, si veneziani. nomina forse un po' meno, Un po' però meno, ma un un grande grandissimo della maestro. fotografia, io veramente l'adoro. Il libro che vi consigliamo è appunto Fulvio Reuter, fotografie del 1948 al 2007, quindi è la raccolta insomma di Fulvio Reuter. Ci sono tantissime immagini veramente stupende. Il libro costa 50 euro, insomma è un Li libro, vale tutti, comunque la linea. li vale veramente tutti, stampato molto bene, un libro insomma di qualità che vi consigliamo vivamente. Roberto, prima di vedere qualche foto di Reuter e di commentarla insieme, due parole Bisogna anche capire il periodo storico, cioè storico quindi dove si capire inserisce l'autore. anche. Esatto, quindi. Allora, Roberto, prima di andare a vedere un paio di immagini, insomma, estratte da questo libro e commentarle insieme, come facciamo sempre, diamo un'indicazione un po' del periodo storico e anche quindi creativo in cui il Fulvio Reuter è cresciuto, perché non ci dimentichiamo che finita la guerra, finito il momento in cui anche la fotografia era utilizzata a fini propagandistici, c'era l'estetica insomma degli anni 30, no? Con questa formalità anche un po' mistificatrice, Certo, fondamentalmente, era un'arma della propaganda, della insomma. propaganda dittatoriale di quei tempi, come in tutti. Sì, nei vari momenti insomma di, diciamo, di dittatura, insomma, di Cioè, regimi si comincia autoritari. finalmente in Italia a respirare libertà e Sì, quindi. e soprattutto c'è la voglia di riappropriarsi della realtà, quindi di ridiscrivere tramite la fotografia, di raccontare tramite la fotografia la società di quell'epoca, di quel periodo. Quindi la fotografia vista come documentazione reale e non semplicemente appunto come mezzo propagandistico degli anni insomma, precedenti. Un periodo estremamente fertile dal punto di vista letterario, dal punto di vista cinematografico, dal punto di vista fotografico. Anche Fulvio Reuter, anche lui veneziano, come Berengo Gardin, sono cresciuti praticamente insieme all'interno sempre degli stessi movimenti, diciamo, culturali. Venezia all'epoca era un movimento culturale con la bussola molto, molto, con la Erano gondola due molto poli, forte. Venezia e Milano erano i Sì, due poli. con la bussola di, se non ricordo male, di Sì. Milano, la gondola insomma di Venezia, due movimenti anche un pochino diversi dal punto di vista fotografico, grandi fotografi del Bar Giamaica, insomma, Comunque, Dondero, insomma, insomma, periodo in cui veramente tanta, tanta roba in giro. due zone trainanti comunque per Sì. quello che è il neorealismo in ambito fotografico Sì, italiano. insomma, tanta documentazione, fotografia, reportage, insomma, Ricerca. ricerca. Insomma, è stato un periodo in cui veramente in Italia c'era veramente Tanto tanta, tanto fermento. fermento e tanta qualità. Torniamo a Fulvio Reuter. Io, Roberto, una cosa che apprezzo tantissimo delle fotografie di Fulvio Reuter, e non solo di Fulvio, ma oggi parliamo di lui, è il fatto che nonostante ci sia questa voglia di raccontare la realtà, no? La vita reale della società dell'epoca. Quindi quello che può essere magari frainteso come una foto più facile, no? Più Sì, estemporanea. oggi alcuni la ribattezzano come street Sì. photography, in alcuni casi anche se è una forzatura, cercate di avere quella flessibilità di testa, cercare di capire il discorso che stiamo facendo. Quindi io oggi vedo a volte fotografie che raccontano la società, no? Le città, eccetera, e così via, in un modo che è meramente estetico, cioè cercare la bella foto, no? Io invece qui in Diciamo full. almeno l'80% è mirato a Ma quello. fai pure il 99%. Vabbè. Io devo dire che sai che Sì, sono categorico, sono drastico. drastico queste cose qui. Io non sono molto amante, insomma, della street photography di oggi.
anche se il Fulvio Reuter non può essere considerato uno street photographer, ma insomma, per intenderci un po' come tipo di È un approccio, narratore. il narratore racconta la realtà e soprattutto documenta la società per quello che era. Quindi le fotografie scattate 50 anni fa, 60 anni fa, oggi hanno ancora più valore, così come le fotografie di Berengo Gardini. Non a caso lui dice il mio archivio fotografico ha un valore inestimabile. Ed è assolutamente vero, perché sono documenti storici di un'epoca che è passata e che racconta un po' come la società si è evoluta. In effetti è la memoria storica del nostro paese. Assolutamente. E quindi mi piace molto di Fulvio Reuter appunto questa grande capacità e anche, soprattutto Roberto, la cosa che apprezzo tantissimo è la grammatica dell'immagine. Noi ragazzi la definiamo in questo modo, almeno nei nostri corsi, c'è cioè la capacità di utilizzare gli elementi portanti della composizione visiva. Quindi parliamo delle linee, delle geometrie, dei pattern, dei toni, insomma, dei Punti di forza, non punti di punti di forza, forza. eccetera, eccetera. Quindi questa capacità di costruire intorno a un soggetto significante, cioè un soggetto che ha qualcosa di veramente di interessante da dire, che racconta qualcosa in sostanza, una buona immagine anche dal punto di vista compositivo. Oggi invece spesso vedo delle composizioni, io le definisco molto sgrammaticate, cioè un po' così compulsive. Che vanno più alla ricerca della spettacolarità che di quello Sì, che era. insomma, sono linee, per l'amor del cielo, alcuni possono sentirsi più parte di un movimento, di un approccio alla fotografia, io preferisco una parte un pochino più ragionata, un pochino più non formale, però insomma un pochino più studiata dal punto di vista quantomeno di compositiva e del perché si scatta praticamente quella foto. Quindi passare da una bella foto ad una buona foto, una foto che dice qualcosa, lo dice oggi, lo dirà ancora di più domani. Okay, questo è un po'. Roberto, in sintesi, il nostro pensiero su alcuni autori del neorealismo, in particolar modo come Fulvio Reuters, anche se è una classificazione che non del tutto si addice a Fulvio Reuters, ma comunque che richiamano un po' lo stile. Vi ricordiamo il libro Fulvio Reuters, adesso andiamo a vedere un paio di immagini e le commentiamo praticamente insieme. Ok, Roberto, cominciamo da una prima foto famosissima di Fulvio Posso Reuters. dirla, stupenda, meravigliosa. Sì, ma qua è difficile dire quale non lo sia. Allora, una foto veramente molto bella, molto orientata al grafismo in questo caso, è veramente molto molto grafica, però ancora una volta ci rilacciamo un po' a quello che abbiamo detto poco fa, Roberto. Nonostante sia un'immagine che esteticamente è molto appagante, funziona alla grandissima, ci sono dei pattern, delle linee, contrapposizione di tono e silhouette, in questo caso dei cavalli col cavaliere, insomma, un'immagine che esteticamente funziona alla grande, però a me, non so se sei d'accordo, Roberto, cioè comunque comunica qualcosa, racconta qualcosa di quel periodo storico che oggi, insomma, è La piuttosto. differenza fra una fotografia che si basa sull'estetica, come vi dicevamo prima, è una fotografia che racconta. E sicuramente il buon Fulvio non è che sia andato lì quella mezz'ora a fotografare, si è studiato il territorio, si è studiata la storia e si capisce poi dai lavori che Sì, fa. e poi Non è vabbè, superficiale. il grandissimo colpo d'occhio E anche poi il del grandissimo fotografo. colpo d'occhio di prendere quell'attimo, che poi non è un attimo, No, no, eh. non è solo un attimo, è una situazione di saper leggere la situazione. Allora, qui un'altra foto che dimostra la grandissima capacità di lavorare in bianco e nero di Fulvio Reuter, che poi è stato anche un grande fotografo a colori, anche se lui dichiara, lo potete vedere su YouTube, trovate diversi video su Fulvio Reuter, andatevelo a vedere perché sono delle lezioni vere e proprie di fotografia. Lui dice per fare del buon colore bisogna macerarsi prima nel bianco e nero, no? Ed è assolutamente vero, dopo vediamo un'immagine. Anche perché la pulizia che ti dà il bianco e nero ti fa concentrare di più su quelli che sono gli elementi essenziali Sì. della fotografia. Allora, questa qui è un'immagine veramente stupenda, si basa tantissimo sul gioco appunto dei toni, sulle linee, di questa silhouette, di quello stacco appunto tra la veste bianca e Quindi ci sono praticamente contrapposizioni, poi ci sono le cornici. Sì, una È quinta in un questa gioco di fioretto questo, sì, una proprio. grande Tutti i pulizia punti, d'immagine, sì, sì. tutti i punti salienti sono lavorati Ecco, con. in tutte le foto di Reuters, Roberto, vedo un rigore formale nel bianco e nero che è veramente Sì, infatti unico. quello che stavo dicendo. È Sì. un lavoro di pulizia, di fioretto, di raffinatezza che traspare comunque in tutte le sue immagini. Sì, e che gli ha fatto vincere anche diversi riconoscimenti importanti a livello fotografico. Allora, vediamo.
Quest'altra, allora, questa qui, ragazzi, l'abbiamo selezionata un po' per farvi capire quel concetto che dicevamo prima, cioè la differenza tra la street photography un po' di oggi, ripeto, col Polaroid, definire lo street photographer è veramente una forzatura, Sì, forse però anche un po' adesso una bestemmia. A ultimamente sì, c'è una grossa tendenza, catalogare, sì, un sì, nei pochino. vari stili, no? E Sì. quindi dentro la street ci si butta dentro un po' di tutto, no? Basta andare in strada, fare due foto e questa è Sì. street. In realtà qui siamo in strada, questa è una foto, quindi teoricamente dovrebbe essere una street, però la cosa che vogliamo farvi vedere è come in realtà questa foto, che tra l'altro è semplicissima nella sua composizione, ma è meraviglioso questo gioco qui, ancora una volta del bianco e nero favoloso degli attrezzi, con delle linee interessantissime, l'interazione tra le due, racconti qualcosa, racconti veramente un momento storico incredibile e quindi grande Sì, capacità, io insomma, di osservandola sento profumo di campagna, cioè ti fa proprio vivere, ti fa rivivere quegli anni, anche per chi non li ha vissuti direttamente, perché magari era ancora troppo piccolo o non era neanche nato, e ti fa vivere Sì, quell'Italia di quei tempi. ma comunque ci racconta un po' un dopoguerra, anche se in realtà questa è una fotografia molto più recente, però comunque se uno la vede, un fotografo degli anni, un fotografo americano di un altro paese, vede un po' l'Italia, che alcuni personaggi, alcune classi sociali, insomma, italiane. Un'altra foto che io reputo veramente favolosa, vediamo se riesco a trovarla. Eccola qua. Riuscite a vederla, immagino. Allora, questa foto, Roberto, questa qui è stata fatta tra l'altro con una Rolleiflex, una delle macchine insieme alla Io Leica che so utilizzava. ragazzi che Damiano darebbe via un pezzo di anima per questa fotografia. Sì, mi piace da impazzire perché qui si vede proprio la grammatica dell'immagine all'ennesima potenza. Intanto è un reportage, racconta un po' negli anni 60. Maestri che a Venezia costruivano per le imbarcazioni, ma guardate il gioco di chiaroscuri, di tonalità, le linee, incredibili, quindi pattern, linee, chiaroscuri, elementi, zona chiara con il soggetto più scuro che chiaramente lo fa evidenziare. È veramente è realmente un'opera d'arte, qualcosa in cui c'è sicuramente realismo, nella costruzione dell'immagine, racconta l'azione, uno spaccato della società, dell'azione, insomma, di queste persone in un contesto appunto di Venezia, lo si vince anche un pochino indietro qui, insomma. No, quello che comunque fa pensare è la capacità incredibile di certi fotografi, artisti, di saper cogliere il momento esatto con la quantità di informazioni, perché ce ne sono veramente tante, dello Pur scatto, rimanendo molto puliti nella e costruzione riuscendo a compositiva. rimanere puliti, Sì. è una cosa veramente ammirevole. Sì, e poi la grandissima capacità di vedere il bianco e il nero, perché ricordiamoci, qui non c'era digitale, qui una fotografia scattata con una Rolleiflex, in cui chiaramente devi veramente avere la visione fotografica. E quindi grandissime immagini, grandissima capacità, insomma, ancora una volta di Polaroid. Adesso facciamo un balzo nel colore. Qui si vede, Roberto, guarda questa immagine, in bianco e nero per certi versi funziona lo stesso. L'immagine è meravigliosa, i toni funzionano, i toni del rosso, del giallo, che sono colori che funzionano tantissimo nella fotografia in bianco e nero e a colori, ma è un'immagine che è veramente stupenda. Questa lama di luce che chiaramente fa risaltare il soggetto, che diventa quasi una sagoma, insomma, su scuro, su sfondo chiaro, ancora una diagonale, dinamismo, i colori gialli scuri, insomma, un'immagine veramente Sì, qui il stupenda. colore ha dato qualcosa in più Sì, in questo all'immagine. caso esatto, è proprio l'esempio in cui il colore diventa anche descrizione, diventa qualcosa che dà valore aggiunto. Quindi, ottima osservazione, Roberto, sono d'accordo. Non so se qui riuscite a vederla. Ebbene, l'immagine, parliamo di questa immagine qui, ragazzi, cos'è? Un'immagine è semplicemente un capolavoro, un'immagine tutto sommato recente, perché è Sì, del tu 2005. ami le gondole, ma anche a me piacciono, io amo queste. Qui la cosa che mi fa impazzire è questo chiaramente gioco di forme, che ci sono, insomma, che ha creato all'interno di questa casa che crea una cornice che inquadra il soggetto su un punto di forza, in questo caso non nello specifico, e qui il colore, vedete ancora una volta, il giallo e il rosso, cioè colori che funzionano veramente tanto in fotografia,
fanno risaltare incredibilmente il soggetto, inquadrato e composto nel momento corretto, Preciso, preciso. esatto. Quindi immagine ancora una volta estremamente pulita, estremamente rigorosa, con una, molto, con un, una formalità perfetta, ma che funziona veramente alla Io in grande. questa immagine vedo anche quasi uno strano matrimonio fra quello che è il bianco e nero e il colore, Sì, questa perché riesce a immagine. bilanciare questi Sì. contrasti altissimi che sono puramente bianco e nero con queste chiazze di Sì, con colore. queste parentesi di Queste colore. parentesi, proprio è per me una poesia questa Sì, immagine. veramente, veramente straordinaria la capacità visiva di Folpe Reuter. Va bene, abbiamo fatto vedere qualche immagine. Chiudiamo, Roberto, insomma, l'ultima considerazione. Salutiamo i nostri amici. Eccoci tornati. Allora, ragazzi, abbiamo fatto vedere qualche foto. Roberto, mamma mia, che foto. È Sì. stato difficile stavolta selezionare qualcuna da farvi vedere perché Bisogna sono commentare praticamente tutte. praticamente tutte, andrebbero commentate tutte. Vi ricordiamo, Roberto, il libro è una raccolta di Fulvio Reuters fino al 2007, un libro che consigliamo, un pochino costoso, 50 euro, insomma nella linea diciamo, dei classici libri Però di è stampato fotografia, anche bene. stampato veramente bene. Comunque, andatevi, il nostro suggerimento è studiarvi Fulvio Reuter perché è un fotografo italiano che merita tantissimo e che può veramente insegnare tanto sia dal punto di vista della composizione, sia nella visione del bianco e nero, sia nella visione del colore, quindi un fotografo molto completo. Consigliamo anche magari qualche libro tematico di Fulvio Reuters per vedere come ha saputo sviluppare praticamente appunto dei temi In specifici. effetti, con gli autori, oltre alla Alle fotografia, raccolte. alle raccolte, mi verrebbe conoscere anche un po' la loro storia, Sì, perché poi è figlia, sì. E anzi, è vedere madre poi di sì, quello che succederà poi. assolutamente. Quindi, libro consigliato. Ragazzi, ancora una volta, imparare guardando, se vi è piaciuto il video chiaramente mettete un like, condividetelo con altre persone a cui pensate possono interessare queste tematiche, la campanellina per spuntatela, per rimanere in aggiornati, gruppo Facebook ProMirrorless e pagina Facebook ProMirrorless, mi raccomando, vi ricordiamo il corso dello scatto alla stampa fotografica, un corso completo online, completamente online per guidarvi e migliorare il vostro processo di lavoro dallo scatto, la post-produzione fino alla stampa, su ProMirrorless pagina corsi, andate pure a vedere il video di presentazione del corso se ancora non l'avete fatto, noi ci vediamo al prossimo video di Imparare Guardando. E non ci resta che salutarvi e ringraziarvi per aver visto il nostro video. Ciao Ciao, alla ragazzi! prossima, ciao ragazzi. Ciao!